Bentrovati. Domenica prossima si va a votare perché c'è il referendum. Ne stanno parlando solo in questa ultima settimana. Questa è una cosa che sicuramente non va bene perché in genere quando si promuove un referendum bisogna avere tutto il tempo per parlarne, per discutere, per verificare gli argomenti di quelli che sono favorevoli e quelli che sono contrari. Ma purtroppo la nostra televisione di Stato che è asservita al potere ne sta parlando solo in questa settimana, con un confronto pomeridiano molto breve su questa questione. Allora, cerchiamo di ovviare a tutto questo e noi diciamo che domenica bisogna andare a votare e naturalmente a votare sì, perché è vero che potrebbe non succedere nulla all'indomani dell'approvazione del risultato positivo di questo referendum, perché erano in partenza 6 referendum, ne è rimasto solo uno e quindi diciamo è rimasto forse quello meno importante, però qui si tratta di dare un segnale importante a chi ci governa. Andare a votare la domenica significa dire ai nostri governanti che noi cittadini italiani vogliamo essere considerati anche per quanto riguarda queste questioni ambientali, quando si tratta di salvaguardare i beni naturali come appunto il mare. Il mare serve per attirare il turismo, il mare serve perché finalmente possiamo godere della bellezza della natura e non certamente per rischiare invece la nostra salute, e che con la presenza di queste piattaforme petrolifere sicuramente non stiamo tranquilli. E i nostri governanti devono cercare di mettersi dalla parte dei cittadini e non fare gli interessi dei petrolieri e delle multinazionali. Quindi andare a votare, al di là del risultato, al di là dell'importanza o meno di questo referendum, secondo me significa dire a chi ci governa: guardate che noi cittadini italiani abbiamo bisogno di contare di più in queste scelte che implicano il nostro stare bene, la nostra salute, implica purtroppo l'aumento delle malattie tumorali, perché purtroppo c'è anche questo aspetto. Vogliamo un ambiente sano, vogliamo un ambiente pulito e in questo senso siamo dalla parte di Papa Francesco che nell'enciclica Laudato Si parla di questi temi e dice anche come dobbiamo comportarci, sia a livello di singoli sia a livello di nazioni. Quindi molti vescovi si sono già schierati e hanno invitato tutti ad andare a votare e a votare il sì, quindi andiamo a votare domenica in modo che questo referendum non sia completamente inutile, anche perché si spenderanno dei soldi. Collegato a questo problema c'è quello della discarica. Noi abbiamo purtroppo in casa un problema ambientale che è quello della discarica Martucci. È cominciato nei giorni scorsi il processo penale e bisogna stare sempre attenti. Naturalmente non lo decideremo noi, ma lo deciderà il giudice. E il giudice deve sentire che dietro questo processo c'è tutta un'opinione pubblica, la città di Mora, di Conversano, la città di Rutigliano, c'è tutti quei paesi che sono a confine con questa discarica Martucci, e quindi noi dopo 30 anni, 40 anni, vogliamo sapere finalmente la verità, che cosa è sepolto in questa nostra discarica. E allora attenti, dobbiamo seguire, dobbiamo vigilare, perché è vero che decide il giudice, ma far sentire al giudice che comunque c'è un'opinione pubblica che segue questa vicenda giudiziaria è molto importante. E con questo vi saluto, alla prossima.